Sempre. Riccardo. Sempre. Maria Rullo Ercu. Presente. Maria Nicola. Zulo Gerardo. Augusto Marco. Presente. Como Pasquale. Presente. Cipriano Pasqualino. Cipriano Gerardo. Andesa Tommaso. Cipriano Pietro. Presente. C'è il numero legale, quindi diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale, che è un po' straordinaria, nel senso che questa sera abbiamo l'inaugurazione della nostra prima aula consiliare, e quindi prima di passare a sviluppare i punti dell'ordine del giorno, concedeteci alcuni minuti di riflessione e anche di saluti. Siamo in attesa che arrivi il Presidente della Provincia, abbiamo anche invitato il Presidente del Consiglio regionale, che ha fatto pervenire i suoi saluti, che ora leggerò, egregio Sindaco Archidiacono, la Presidente la ringrazia per l'invito, ma per impegni istituzionali improrogabili non potrà prendervi parte. Le invia il messaggio istituzionale che segue, chiedendole di condividerlo con la cittadinanza. Egregio Sindaco ed egregio amministratori e cittadini tutti, sono onorata dell'invito che mi avete voluto rivolgere, ma a causa di impegni istituzionali improrogabili non sono potuta essere presente. In qualità di Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale, apprendo con soddisfazione dell'inaugurazione dell'Aula Consiliare del Comune di Valle Saccarda. L'auspicio è che possa essere luogo di partecipazione e confronto democratico e civile tra le forze politiche e tra questi cittadini. Valle Saccarda e la Valonia possono dare un importante contributo allo sviluppo dell'Irpinia tutta, e anche da Presidente del Consiglio regionale continuerà a essere alta la mia attenzione sulle questioni che riguardano la mia terra. Abbiamo davanti sfide importanti e l'Assemblea legislativa contribuirà certamente per dare nuovo impulso allo sviluppo delle aree interne. Auguro al Sindaco, agli amministratori e alla cittadinanza tutta buon lavoro, e colgo l'occasione per porgermi i miei auguri di buone e serene feste. Rosa D'Amelio, Presidente del Consiglio regionale della Campania. Non dobbiamo nasconderlo, è oggi per noi una serata, una giornata importante, e sembra anche strano che una comunità, un comune, è arrivata nel 2015 a inaugurare la sua prima aula consiliare, ma non dobbiamo scordarci che il comune di Valle Saccarda è un comune giovane, diventato comune appunto nel 1958, e che in questi anni ovviamente ha sempre cercato in qualche modo di trovare i luoghi idonei e ideali per creare un'assemblea della comunità in cui si discute. Noi questa sera dobbiamo ringraziare chi ha voluto ovviamente che un'aula consiliare si costituisse, e quindi un po' tutta la comunità, un po' tutti gli amministratori degli anni passati. Questo è un edificio che nasce dopo il terremoto del 1980, quindi un edificio che non lega la sua storia agli anni passati, ma ovviamente a un passato più remoto. E quindi ringraziamo a chi ha fatto il progetto, ringraziamo a chi ha voluto che questo edificio ovviamente riavesse una nuova vita per la comunità, ringraziamo l'impresa, non scordiamoci che siamo ancora all'interno di un cantiere, che altri saranno gli spazi che inaugureremo nei prossimi mesi, del laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli della comunità, ai bagni pubblici, e questa sera la Casa dell'Acqua. All'impresa, alla direzione lavori, che ha ovviamente seguito i lavori, e quindi in qualche modo questo è un'aula, è un edificio che appartiene a tutti noi, appartiene a voi cittadini, appartiene alle associazioni, appartiene a voi consiglieri comunali, e in qualche modo, e non voglio ovviamente dire di più o di meno, a noi sindaco compete l'onere, ma anche l'onore e l'orgoglio di coordinare al meglio, di trovare il giusto equilibrio tra tutte queste forze attive all'interno della comunità. Speriamo noi tutti che con questa serata, inaugurale, ridando questi spazi alla comunità, sappiate utilizzarli al meglio.
sappiate utilizzarli, condividendone ovviamente le scelte strategiche per il futuro del nostro paese, che sappiate in qualche modo condividere soprattutto con le altre persone e trovare il giusto tempo per incontrarsi e per iniziare a dialogare a quattro occhi e non più davanti a una tastiera e davanti a un monitor. È anche un invito che faccio in maniera molto serena, visto che siamo anche in un periodo natalizio. Valesa Calda ha bisogno di parlare di più, Valesa Calda ha bisogno di essere più comunità e Valesa Calda ha bisogno di più confronto. E il confronto non lo si ha stando seduti dietro una scrivania e davanti a un monitor, ma lo si ha davanti ai luoghi di aggregazione che noi stessi dobbiamo saper dare a chi ci sta di fronte e a chi ci sta a fianco. Quindi un'aula consigliare, che sia il locale pubblico davanti a un bar, che sia un'aula di questo edificio bellissimo di Martin Luther King e così via dicendo. Ringrazio il presidente Bello De Stefano dell'Alto Calore che è qua. Per quello che già sapete, subito dopo il Consiglio Comunale inaugureremo la Casa dell'Acqua e mi fermo qua per poi non rubare né tempo né qualcosa che va detto sull'importanza dell'acqua pubblica, sull'importanza di dare alla popolazione la possibilità sia di essere più efficienti nel risparmio di CO2 e quindi di inquinamento, nel consumare meno ovviamente plastica, PET e quant'altro, nel differenziare meglio i nostri rifiuti, ma soprattutto valorizzare quello che è una cosa che forse tutti ci invidiano in Irpinia, che è l'acqua, visto che l'Irpinia è la terra dell'acqua. E quindi quale occasione migliore per, ci mancano i bicchieri, abbiamo pensato a tutto senza i bicchieri, mi sarebbe venuto un bicchiere d'acqua in questo momento. Per un bicchiere d'acqua dell'alto valore, l'acqua di Irpinia e quindi l'acqua di Valesa Calda. Ringrazio la stazione e il maresciallo della caserma dei Carabinieri di Tridico che è qui presente. Bene, primo punto all'ordine del giorno è un consiglio comunale, come ho detto all'inizio, straordinario nella sua veste, perché per fare in modo tale che la Casa dell'Acqua funzioni subito dopo l'inaugurazione, oggi noi andiamo a provare ovviamente il suo regolamento comunale. Comunque, primo punto, approvazione verbale di seduta precedente, Consiglio Comunale della seduta del 1° dicembre, grazie Antonella. Approvazione piano di emergenza comunale di protezione civile. Approvazione progetto costruzione tratto fognale via Stanislao Mancini. Approvazione protocollo d'intesa con la provincia di Avellino per il miglioramento, adeguamento e riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 79-179-144 ed ex SS91 bis, dal centro abitato del comune di Scampitella B, uscita autostradale 16, B, Capareccia, centro abitato di Valesa Calda, centro abitato di Mulini e centro abitato di Treviso. Approvazione convenzione di sanamento idrogeologico tra i comuni di Trivico, San Sossio Baronia e Valesa Calda. Approvazione adesione convenzione Borghi in rete. Approvazione adesione comuni di Flumini il regolamento controllo interni. Esame approvazione e riconoscimento debiti fuori bilancio, cioè articolo 194 del TUEL. Nomina revisore del conto unico 2015-2018. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 173-2015 ad oggetto assestamento generale di bilancio e azioni d'urgenza. Esame ed approvazione del regolamento di attuazione della centrale unica di committenza delle comuni di Trevico, Valesa Calda e Scampitella, sensi dell'articolo 33,3 bis del decreto legislativo 163-2006 e schema di convenzione. Approvazione verbale di seduta precedente. Di questo, scusatemi, c'era esame istanza signora Pizzulu Teresa, particella 1049 del foglio 18b, determinazioni, e rettifica atto di permuta repertorio numero 349-2002, determinazioni. Se non ci sono considerazioni o integrazioni a farsi, ne votiamo l'approvazione.
L'unanimità non serve da... Secondo punto all'ordine del giorno, acquisizione al patrimonio comunale delle particelle numero 1, foglio numero 5, numero 3, 4, 6, 4, numero 1, numero 5, numero 3, 4, 6, 4 del foglio numero 18, già destinata a strada pubblica. Praticamente con quest'altro andiamo ad acquistare, ad acquisire un pezzo di terreno che già è pubblico, ma che per varie vicissitudini non è mai stata portato come patrimonio comunale a disposizione dell'ente pubblico, e quindi ne necessita appunto l'acquisizione di queste particelle. Per intenderci, sono le particelle che interessano una strada che fiancheggia l'autostrada, località Baracca, inizio di mattina. Quindi chi è a favore? Unanimità? La votiamo anche la limitata esecutività. Approvazione del regolamento che disciplina l'utilizzo della cassa dell'acqua. Non so se si può fare, segretario, visto che fuori fa anche freddo, visto che stiamo ad approvare il regolamento cassa dell'acqua, se vogliamo intrattenerci un attimo, giusto 5 minuti per raccontare il progetto della Casa dell'Acqua, inviterei anche il presidente Lello Di Stefano. No, non c'è bisogno di verbalità, quindi procediamo in questo modo. Come sapete tutti, il progetto della Casa dell'Acqua è un progetto che questa amministrazione ha voluto fortemente. Rientra nel programma amministrativo che tutti noi abbiamo approvato nel giugno del 2014. Tempo un anno siamo riusciti a portarla a Valle San Carlo. È il primo paese della baronia, non ce ne sono molti esempi in Irpinia, alcuni ce ne sono e vi posso garantire che funzionano molto bene. Che cos'è la Casa dell'Acqua? La Casa dell'Acqua è semplicemente un fontanino pubblico. Prima c'erano le fontane pubbliche dove le persone andavano a riempire l'acqua. Oggi le abbiamo in qualche modo ridenominate come Casa dell'Acqua, ma che fondamentalmente hanno un principio semplice e sano. In qualche modo, già ve l'ho detto prima, c'è un vero risparmio economico nelle tasche delle famiglie. Calcolate che si va ad acquistare l'acqua a 5 centesimi al litro rispetto ai 20-25 centesimi che solitamente si paga un litro d'acqua negli esercizi pubblici nei negozi, ma si dà un concetto fondamentale che l'acqua è pubblica e che l'acqua nostra, irpina, gestita dall'Alto Valore, è un'acqua sana e pulita e deve essere di tutti. È chiaro che noi in questo momento abbiamo inteso nel regolamento dare un minimo di, come dire, di contribuzione all'acquisto dell'acqua che servirà esclusivamente per poi mantenerla, per renderla sempre più sana, per igienizzare gli oggetti e quant'altro. Ma se dal momento in cui ci accorgiamo che c'è anche un minimo di guadagno, anche un centesimo di euro, sarà sempre il Consiglio Comunale a stabilire come quel centesimo di euro che entrano nelle casse, nel bilancio comunale, saranno destinati per la comunità. Quindi, perché si era iniziato a dire ma 5 centesimi comunque c'è un costo, viene pagato? Sì. Il costo serve esclusivamente, visto che ora si sta partendo e quindi nei primi 6 mesi sapremo anche un po' qual è quello, come dire, il target di utilizzo, di riferimento che avremo come Casa dell'Acqua, per pagare ovviamente la manutenzione del servizio stesso. Una volta, e torno a ripeterlo, una volta che al bilancio ovviamente consuntivo verificheremo che gli incassi hanno un valore positivo rispetto a quelli che sono stati tutti i costi di manutenzione e quant'altro, quei soldi, quell'incasso, quel dato positivo che è legato non all'amministrazione ma alla comunità, saranno reinvestiti per la comunità e sarà poi, già lo sapete, un bilancio partecipativo in qualche modo a definirne ovviamente l'utilizzo e quant'altro. Un altro dato importante è quello legato all'ambiente. Non consumando 6-7 bottiglie di plastica al giorno, e chiunque di voi può accorgersi, facendo la differenziata, quando il mercoledì o il sabato mettiamo una busta di plastica fuori da casa nostra, vediamo che
tre quarti della nostra busta sono praticamente di bottiglie di plastica. Ridurre di tre quarti quel peso, quel volume, significa risparmiare sempre all'interno del bilancio comunale quello che è la spesa, che oggi per me è un costo dell'indifferenziato. Ma oltre a questo significa dare una grande mano all'ambiente locale, a Valle Sant'Arno ovviamente, ma poi generalizzato, perché l'ambiente non si può rilegare all'interno dei confini geografici, all'ambiente dando ovviamente un vantaggio di CO2, di migliore vivibilità e di rispetto. Quindi, detto tutto questo, è un progetto di grande educazione civica, di educazione dell'intera comunità. È chiaro che la Casa dell'Acqua è la casa della comunità di Valle Sant'Arno, ma è aperto ovviamente a qualsiasi cittadino della baronia che volesse venire a Valle Sant'Arno e bere l'acqua sua, l'acqua degli Irpini e l'acqua dell'Alto Calore. Noi questa sera approviamo il regolamento che definisce fondamentalmente l'utilizzo, le ore di impiego, su come funziona. Attraverso questa tessera che viene acquistata presso il comune all'ufficio anagrafe, 5 euro una prepagata, quindi con 5 euro sono praticamente 100 litri di acqua, 5 centesimi, 100 litri di acqua, 100 litri di acqua, che una volta consumato ovviamente si va al comune e si riacquista una scheda prepagata. Con la scheda si va nella casa dell'acqua, si inserisce, si sceglie il mezzo litro, il litro, il litro e mezzo da poter erogare, che sia acqua liscia o acqua frizzante. A questo punto inviterei il Presidente De Stefano Lello a fare un suo intervento, un suo saluto, sperando, come dire, che questi piccoli segnali vadano verso appunto un grande progetto dell'Irpinia nel difendere la nostra acqua e nel diffonderla maggiormente all'interno delle comunità. Essere fattore di sviluppo fondamentale della nostra terra, della nostra gente. E se ricordate l'emergenza idrica, vengo subito a Roma, Franco, perché credo che alle persone, alla gente, alle famiglie interessi questo. Io ogni intervista che ho fatto di recente, anche un convegno importante che ho fatto a Roma, oggi diciamo possiamo finalmente parlare in campagna di una nuova legge regionale sull'acqua, ho citato Valle Sant'Arno e Scampitella, due piccoli comuni, che nello scorso luglio, agosto, hanno sofferto l'emergenza idrica e mi hanno costretto a chiedere ad Acquedotto Pugliese 10 litri al secondo per far sì che voi rimaniate, non rimanevate senza acqua. E questo esempio io lo faccio in tutte le circostanze, nazionali, ufficiali, perché pensate un po', 10 litri al secondo, 6.000 litri al secondo. Che è quello che l'Irpinia dà alla fine. È un paradosso che capiscono tutti. E io da allora lo ripeto come un mantra, perché dico nelle interviste, una terra bella, ricca di ristoranti, importante, sia pur piccola, e che rende il senso del dramma e della, come dire, della incuria a cui abbiamo lasciato la nostra terra. È come quelle famiglie che sono ricche e i cui figli poi non sanno tenere il patrimonio, i sacrifici che hanno portato i propri genitori e che la sprecano. Così è successo nella nostra vita. Noi abbiamo
una concessione di 2.400 litri al secondo, eppure non ce la facciamo più per dare l'acqua ad Avellino e Benevento. Mentre verso la Puglia hanno sviluppato intelligenza, imprenditorialità, hanno realizzato un soggetto industriale così forte che addirittura, mentre noi abbiamo 100 milioni di euro di debiti che hanno lasciato, ha gestito fino a qualche anno fa l'Alto Calore, loro hanno 40 milioni di euro di ricavi all'anno, cioè loro creano sviluppo, abbassano le tariffe e lo fanno con la nostra acqua. E io lo dico perché ho letto, io sono, torno da Bari, lui lo sa, Franco lo sa, perché sono stato per motivi di lavoro più personale, e di questi giorni la polemica che c'è stata con Cassano, acquedotto pugliese con 128.000 euro praticamente da 59 litri al secondo, che sono praticamente inutili per un paese così piccolo, che addirittura, diciamo, pensa di poter ancora di più lucrare sui nostri territori, perché è facile per un soggetto così importante dialogare con i piccoli comuni, Cassano, Caposele ed altri, come capita per Serino, perché altri 1.800 litri al secondo, grazie alla grande intuizione dei romani, a gravità, con un acquedotto splendido, danno l'acqua, la nostra bella acqua, dice Franco, alla città di Napoli. Bene, io penso che tutto questo debba finire, e l'ho detto, credo che De Luca l'abbia capito, il nuovo presidente della giunta regionale, perché le zone interne non possono soffrire più questo dislivello. Pensate che se le norme che sono previste dall'autorità nazionale per l'acqua dovessero essere imposte nella nostra terra, noi, siccome siamo una terra della Avellino e Benevento di soli 700.000 abitanti, a fronte, diciamo, dei 5 milioni e 8 dell'intera regione, noi pagheremmo la tariffa più alta di tutti, perché dovremmo salvaguardare le nostre zone, perché dobbiamo realizzare i depuratori, le fognature, e allora tutto questo non è giusto, e abbiamo impostato un'inversione di tendenza. Acquedotto Pugliese deve capire che deve restituire un pezzo della propria tariffa, non a far diminuire quella dei pugliesi, ma a favore della nostra terra, non perché noi, diciamo, non vogliamo pagare, ma perché dobbiamo realizzare delle opere che servono anche alla loro acqua, che altrimenti arriverebbe inquinata. Oppure, ancora, l'abbiamo sperimentato nella scorsa estate, tutta l'acqua che va verso Napoli, abbiamo chiesto solo 100 litri al secondo, per non assedare la Valle Campina, Pannarano, tutti quei bei valli, paesi che vanno verso quella terra. Allora io credo che sull'acqua debba partire una riscossa e un esempio anche per i nostri figli, perché dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, non quello che è stato lo spreco di anni che ha visto fare delle industrie oggi vuote o capannoni che non servono a dare occupazione a nessuno. Io credo che dall'acqua parte anche lo sviluppo. Pensate, siete vicini alla Cetonia, sapete tutti la storia di quella fabbrica che non ha aperto perché ha prodotto pugliese, si è chiesto un prezzo molto elevato sia per l'acqua che per la possibilità del bere industriale. Allora io credo che su questo finalmente la Regione Campania ha una legge, e io faccio i miei complimenti al sindaco e a tutti voi per l'iniziativa di oggi. Franco lo sa, io questa idea della casa dell'acqua è anche nella programmazione generale di Alto Calore. Perché un'altra cosa che dobbiamo insegnare ai nostri figli, noi lo stiamo prendendo in tante scuole, magari è l'occasione, magari non so se riesco a venire io, ma c'è qualche mio collaboratore, per spiegarlo ai bambini, ai nostri figli, che l'acqua minerale che viene trasportata dai camion con chilometri, prende il sole, ci sta praticamente, non è buona come l'acqua da rubinetto. Non tutti lo sanno, però basta, insomma, un minimo di nostra di competenza chimica che nei nostri paesi c'è per cogliere questo aspetto, che l'acqua del nostro rubinetto è migliore di quella che noi andiamo ad acquistare in maniera molto più cara al supermercato. Allora su questo è bella anche vedere le bottiglie di vetro, avere, diciamo, la possibilità di insegnare ai nostri figli che siamo in una fase nuova, in un'epoca nuova, nei piccoli comuni ci può essere, diciamo, il fiore dell'occhiello di queste iniziative. Quindi io volentieri sono con mia moglie, ci siamo fermati una serata qui, perché ritengo che la ricchezza della nostra terra sia dare forza alle nostre radici, alla nostra memoria. L'acqua è quello che il buon Dio ci ha voluto donare. Io credo che se andiamo in questa direzione avremo fatto crescere meglio, chi verrà dopo di noi, e anche questo edificio da parte mia rappresenta un punto di orgoglio per la nostra terra e per quello che Valle Saccarda ha saputo fare.
grazie Presidente. Non solo grazie per essere qui questa sera, ma grazie per la vicinanza che ha dimostrato nei mesi scorsi, come ha ricordato, e anche nei mesi prima dell'emergenza acqua. Giusto una parentesi, la chiudiamo subito. Noi con l'amministrazione abbiamo portato avanti un progetto di risistemazione di tutte le condutture idriche di un importo considerevole, che in questo momento ovviamente, l'ho già detto nel Consiglio Comunale scorso, il 1° dicembre, spetta appunto che la Regione Campania si rimetta in moto. E rientra poi il discorso, come diceva prima il Presidente De Luca, speriamo che ha iniziato a capire le emergenze e le esigenze di un territorio interno che è pari a quello costiero, che forse ancora di più ha bisogno di essere, non dico guidato, ma semplicemente ascoltato maggiormente rispetto al territorio che ovviamente vanta maggiore pubblicità, maggiore, come dire, slancio mediatico rispetto a noi. Ma vi posso garantire che i territori, non solo Valle Saccarda, e qui saluto il Presidente della Comunità Montana dell'Ufficio Famiglietti, che poi invito a partecipare alla discussione per questa tavola che vedete qua davanti a noi, dove la Camera di Commercio ha voluto ovviamente ricordarci della nostra presenza a Expo 2015 insieme appunto ad altri comuni della Valle dell'Ufita. Stavo dicendo, questi territori, non solo Valle Saccarda, ma l'intera Baronia, Valle dell'Ufita, si sta attrezzando per essere pronta a presentare sui tavoli che contano, come si dice, progetti che servono per il territorio e non progetti che servono soltanto a taluni e a poche persone. Quindi approviamo il regolamento che disciplina l'utilizzo della casa dell'acqua, che a favore astenuto approvato. Ultimo punto all'ordine del giorno, utilizzo bagni pubblici presso l'edificio Martin Luther King e cimitero comunale, approvazione e regolamento. A breve vedremo anche i due bagni pubblici, uno presso il cimitero comunale e uno presso qua Martin Luther King, bagno pubblico per la comunità, a servizio della chiesa, a servizio della piazza, a servizio ovviamente di chi frequenta il centro abitato. Avremo successivamente, penso nel mese di gennaio, modo ovviamente di parlare e discutere anche su questo punto l'ordine del giorno. Questa sera andiamo ad approvare semplicemente il regolamento. Chi è a favore? Astenuto? Approvato. Prima di chiudere il Consiglio Comunale, invitando il Presidente a raggiungerci da questa parte, per ringraziarlo come Presidente per l'opportunità che ha dato a questi territori, come Presidente della Comunità Montana dell'Ufita, per l'opportunità che ha dato a questi territori affinché Valle Saccarda e altri comuni della Baronia potessero essere presenti a Expo 2015 all'interno del panorama della padiglione Spina della Camera di Commercio. Questa mattina Marco Lorusso, il consigliere comunale, è stato presso la Camera di Commercio alla cerimonia di ringraziamenti. Ti posso garantire che è stata un'esperienza importante, bella, e che in qualche modo ci ha messi a confronto con realtà ovviamente più grandi, più importanti, più note, conosciute di Valle Saccarda e della Baronia e della Valle dell'Ufita. Ma vi posso garantire che quando le persone del mondo, ci si incontrava con le persone del mondo, conoscevano questo ambito di territorio, quest'Umbria di Campania, di Puglia, di Basilicata, perché poi alla fine è difficile identificarci come Campania, perché qua siamo tra pugliesi, lucani, siamo un mondo che è Dauro, Irpino, oltre che Sannita, e quindi è bello far conoscere una realtà che è plurima, che è ricca, che è diversa, e queste sono le nostre ricchezze che dobbiamo portare avanti con forza, noi come amministratori, ma soprattutto voi cittadini, che ne dovete essere ovviamente orgogliosi. Grazie Presidente, a te un brevissimo saluto e intervento. Ma
praticamente Franco è un ciclone. Franco archidiacono che da poco è stato eletto anche presidente del CAP, è davvero un ragazzo che si muove bene nell'amministrazione. E tutte queste proposte, tra cui anche la partecipazione da parte della comunità montana, del mondo del territorio, che sta dando una sua proposta. Quindi noi, il tema Camera di Commercio, siamo stati felici di accettare il problema di tutti e di partecipare a questa iniziativa. Ho notato con grande soddisfazione, ma dove è presente, che la provincia di Avellino è un successore dell'Expo e quindi sono stati promossi i nostri territori, la nostra terra. Io credo che con l'iniziativa di questa sera qui venuta a morire, infatti che grandi sindaci, quanti sono riusciti a fare questa cosa, quindi poco fa ci invidiamo dall'altra parte, guarda questo mi ha fregato. Però praticamente mi posso dire che sono molto contento che Franco abbia fatto questo e credo che mi vederanno anche i comuni del territorio, anche lo vorremmo come comunque. Non da un'altra iniziativa valida che abbiamo fatto. In questo momento sto tornando da Zungo, dove abbiamo iniziato il corso di formazione per turisti, per operatori turistici, in seguito al protocollo di intesa che è stato firmato da 18 sindaci del territorio, da cui pure il Monteverde, che si è aggregato a noi per i borghi di Sibaria e stiamo costituendo una rete, cioè quello che chiamato borghi di e quindi questa è una cosa, un'altra iniziativa molto importante dove stanno cercando a partecipare attivamente e alla difesa di Mario. Grazie. Grazie Presidente. Ora ci raccontiamo all'esterno per inaugurare la Casa dell'Arte e fare dei nastri insieme al Presidente Bello De Stefano e poi ci sarà un piccolo buffet di ringraziamento, non dico di rinfresco perché visto che il clima è già abbastanza fresco. Grazie veramente a tutti e vi raccomando, la Casa dell'Acqua è di tutti, consumatela, utilizzate l'acqua vostra, dell'Irpinia e della Baronia. Grazie.